mio libro si chiama Dove la storia finisce, è il mio quarto romanzo ed è la storia di un uomo che per motivi un po' rocamboleschi è stato costretto ad abbandonare l'Italia per la California, dove ha vissuto in circostanze piuttosto difficili, tra quasi indigenza e criminalità, e che molti anni dopo, circa tra i 15 e i 16 anni, torna, può finalmente tornare nella sua città che è Roma. E ritrovare la sua famiglia che è composta da due mogli, altre due ne ha avute negli Stati Uniti, quindi sono quattro, e con rispettivi figli, con i quali da molti anni, anche per via delle sue scelte non proprio felici, ha, diciamo, avuto dei contrasti che esplodono, diciamo, in tutta la loro contraddittorietà proprio nel momento del suo ritorno. Diciamo che lui è sì un protagonista di questa storia, però in realtà più che il protagonista è una sorta di Deus ex machina, cioè nel senso è colui che mette in moto tutta la macchina narrativa del romanzo. Quindi in realtà i protagonisti veri sono i suoi due figli, una figlia Martina che si è appena sposata ed è alle prese con le prime scaramucce coniugali, il figlio invece, che si chiama Giorgio, che invece aspetta un bambino e non è molto felice di questo, e una delle ex mogli che attende Matteo, il Matteo è il nome del protagonista da molti anni, e che sostanzialmente lo ama ancora. Diciamo, l'incontro scontro tra questi personaggi darà dei risultati piuttosto stravaganti. Con un finale che naturalmente non posso anticipare, che invece va verso qualcosa di tragico, perturbante e piuttosto nero. Diciamo che questo libro ha avuto un lavoro di cesello, di editing particolarmente accurato. Era un romanzo che potenzialmente poteva essere molto lungo e che invece poi si riduce a 270 pagine, almeno nell'edizione italiana, che per un mio romanzo è una misura molto quasi breve, insomma. E tendenzialmente lavoro ai personaggi nello stesso modo, cioè sono personaggi ispirati a persone che conosco, ma che in qualche modo assemblo come se fossero dei mostri tipo Frankenstein, prendo una cosa di qua, una cosa di là e ho molta difficoltà, come dire, a lavorare con l'immaginazione pura. È come se, almeno in me, l'immaginazione pura mi indirizzasse subito verso un cliché o verso un luogo comune, mentre, come dire, lavorare con del materiale che è lì in corpore vili, diciamo, mi dà la possibilità di creare questi assemblaggi. Per quanto riguarda il tono del libro, in effetti, questa almeno è la mia percezione, poi non so quale può essere la percezione del lettore, sarà anche per questo lavorio, è un tono decisamente meno sarcastico rispetto ai libri precedenti. C'è una, quella che mi piace chiamare tenerezza, un desiderio di entrare in rapporto empatico con i personaggi. In questo senso forse è un libro diverso, sebbene tratti di un milieu che è lo stesso, un milieu in cui gli altri romanzi si svolgono. Non ho abbastanza familiarità con i lettori francesi da poter avere un'idea. Tra l'altro, da molti anni non leggo giudizi su internet, insomma, quindi non ho veramente il polso della situazione, ho capito che è meglio evitare certe emozioni e preservarsi un po' più vergini rispetto a queste cose qui. La cosa che posso dire è che non suoni come una captatio, ma che tendenzialmente invece quando mi capita di incontrare la stampa francese, i librai francesi,
trovo sempre, come dire, maggiore accoglienza, maggiore preparazione, maggiore professionalità. Diciamo che se questo vale anche per i lettori, beh, insomma, ne sono felice.